Siamo ad Attawani, nelle colline a sud di Hebron. Questo è uno dei villaggi a rischio sgombero da parte dell'esercito israeliano e dietro quella collina c'è una colonia di coloni israeliani. Come si è creata questa situazione? Sostanzialmente qui e in tutta la Palestina occupata, la situazione che si vive oggi di continuo attacco alla presenza palestinese nei villaggi e nelle città si crea immediatamente dopo la guerra del 1948, quando oltre 700.000 palestinesi fuggono dalle proprie case e subito dopo il termine delle ostilità lo Stato israeliano vara una legge sui beni degli assenti in cui si dice che i beni, i terreni, le case di questi profughi ora sono loro, vengono incorporati dallo Stato israeliano e dati agli ebrei che arrivano anche e soprattutto dai paesi arabi e dai paesi musulmani in cui proprio in conseguenza di quel conflitto tra diversi stati arabi e Israele sono costretti a fuggire. Quindi si rompono convivenze secolari e si crea una situazione di scontro e di separazione. Le vittime della Nakba, questi 700.000 palestinesi che devono scappare, oggi i loro discendenti si spargono in buona parte dei paesi dei dintorni dove spesso sono privi di diritto, pensiamo al Libano, all'Egitto, alla Siria, alla Giordania, dove spesso non viene data loro né la cittadinanza né altro tipo di diritto, mentre i palestinesi altri fuggono in Cisgiordania e Gaza. Ma nel 1967 si ritrovano nuovamente in seguito alla guerra dei 6 giorni in cui ancora una volta Israele sconfigge Egitto, Siria e Giordania, si ritrovano sotto occupazione israeliana. Ora, mentre quella parte di popolazione araba che è rimasta dentro i confini di Israele conquistati nel 1948 hanno la cittadinanza israeliana, sono spesso trattati come cittadini di serie B, ma sono pur sempre cittadini israeliani, possono ad esempio votare. I palestinesi che invece si ritrovano in Cisgiordania e Gaza sono sotto occupazione militare, quindi sottoposti ad una situazione di arbitrio assoluto da parte dell'occupante. Abbiamo quindi i palestinesi della diaspora, i palestinesi dentro i confini israeliani con cittadinanza israeliana e i palestinesi in Cisgiordania e Gaza sotto occupazione militare israeliana dal 1967. Ecco, cosa succede a questo punto? I palestinesi iniziano a percepire una propria identità politica. Nel 1964 già era stato fondato l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, era stata fondata Al-Fatah, che è il partito principale, a cui poi se ne aggiungeranno altri di matrice marxista, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che iniziano la guerriglia e a volte anche gli atti di terrorismo contro Israele. Dipende dai momenti, dipende dalle organizzazioni, soprattutto quando negli anni 80 inizia ad esserci la presenza anche degli islamisti di Hamas, che appunto hanno tutt'altra impostazione rispetto alla sinistra palestinese o comunque alle forze più laiche, c'è quindi tutta una dialettica all'interno delle forze politiche palestinesi che perdura ancora oggi con la divisione tra la Cisgiordania, in cui ci sono aree sotto il controllo dell'OLP, e invece Gaza sotto il controllo di Hamas.